Gli Ascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro della città. A ovest di Verona, appena fuori da Porta San Zeno, c'è il quartiere di Borgo Milano, che deve il nome proprio alla sua posizione, che va verso il capoluogo lombardo. Oggi, dal punto di vista architettonico, è tra le zone più innovative della città. Nel 1977 è un quartiere altoborghese, molto classico, ville, palazzi eleganti, viali alberati e una certa aria snob. 25 agosto. Una notte torrida, di un'estate torrida, quella del 1977. C'è una vecchia 126 parcheggiata lungo via Taormina, arrugginita, malconcia. È un oggetto estraneo all'eleganza del quartiere. Non è più in grado di circolare, ma è diventata la casa di uno sfortunato clochard, l'abruzzese Guerrino Spinelli, che ne ha fatto il suo rifugio abituale. Spinelli, quella notte, dorme coi finestrini abbassati per cercare un po' di aria. Nonostante il caldo umido, dorme profondamente. Non si accorge che verso le 4 del mattino due ombre lunghe, inquietanti, si avvicinano alla sua auto. Guardano dentro, dai finestrini. Non un alito di vento, non una parola. Qualche decina di secondi in silenzio. Un'eternità. Poi, lentamente, le due ombre, come due spettri demoniaci, scivolano qualche passo indietro. Una mano prende un accendino, l'altra regge una bottiglia di vetro da cui spunta uno straccio. Si tratta, l'avrete capito, di una Molotov. Anzi, quattro Molotov, due a testa, scagliate violentemente dentro l'auto. Guerrino si sveglia nell'auto avvolta dalle fiamme. Subito cerca di uscire, urlando. Impiega 5-6 secondi per uscire e buttarsi a terra. Nel cuore di uno dei quartieri residenziali di Verona, in una afosa notte d'agosto, arde una diabolica pira meccanica. Un sabba infernale di fine estate che inaugura un'atroce scia di sangue. Sono Francesco Migliaccio, state ascoltando Demoni Urbani, una serie originale degli Ascoltabili. In ogni puntata una storia criminale ambientata in una città italiana, raccontata da una città italiana. Questa settimana in realtà il nostro viaggio ci condurrà nel lato oscuro di diverse città italiane, tutte nel Veneto, Verona, Padova, Venezia e Vicenza, a cavallo tra gli anni 70 e gli 80. Il fuoco che arde, brucia e purifica. Il fuoco ha avvolto Spinelli, un uomo innocuo ed emarginato che evidentemente qualcuno vede come un'impurità della società, un batterio da eliminare. Muore in ospedale dopo una settimana di sofferenze. Nessuno rivendica l'omicidio. Le indagini iniziano blande e sembrano spegnersi come il fuoco di quella notte. La città, dopo qualche giorno, dimentica. Il 28 febbraio 1978, il caso viene archiviato dal giudice istruttore di Verona, Mario Sannite. Ci siamo trasferiti nello spazio e nel tempo. Siamo in via Ludovico Ariosto a Padova, zona Stanga. È passato oltre un anno dal rogo di Verona. È infatti il 19 dicembre 1978. È mezzanotte e mezza. Una guardia giurata ha appena notato qualcosa di sospetto. Due giovani, tra i 18 e i 20 anni, sono usciti in tutta fretta dalle portiere posteriori di un'auto, un Alfa Romeo Giulia 1003 di colore rosso, targata P
N21089. Una fretta sospetta, dirà il testimone alla polizia. Quasi stessero scappando. I due giovani sono abbigliati con una giacca a vento di colore blu, non sono molto alti, circa 1,70 m o poco meno. Uno dei due ha capelli castani, molto chiari, tendenti al biondo. La guardia giurata si avvicina all'auto. È guardingo, ha un presagio sinistro. Infatti, è destinato a fare un'inquietante scoperta. A bordo di quell'Alfa Romeo, al posto di guida, c'è un cadavere. Luciano Stefanato, 44 anni, originario di Meduna di Livenza. Viveva e lavorava a Padova come cameriere. Ora ha due coltelli da cucina con manico in plastica di colore arancione e della lunghezza di circa 25 centimetri, conficcati nella schiena e numerose ferite da taglio in varie parti del corpo. La polizia indaga su di lui. È omosessuale, un dettaglio che dovrebbe essere irrilevante, ma che spinge gli inquirenti a spegnere il caso, a renderlo meno urgente. In considerazione della personalità della vittima e di alcuni circostanziali emersi dall'accertamento medico legale, le indagini vengono indirizzate nell'ambiente degli omosessuali, dove sembra verosimilmente maturato il delitto, dichiara il magistrato. Il che significa, nell'Italia di fine anni 70, che il crimine diventa un crimine di serie B e anche in questo caso l'attenzione cala, le luci si spengono. Vi ho raccontato due delitti, due crimini urbani. Niente sembra legarli, vero? Sono avvenuti entrambi in Veneto, hanno un anno di distanza l'uno dall'altro, ma non si intravede il denominatore comune. E allora aggiungo un terzo crimine, che avviene ancora una volta un anno dopo, ancora una volta in Veneto e ancora una volta sembra slegato dagli altri. Piccola curiosità. Un'indagine Istat proprio del 1979 dice che il Veneto è la seconda regione d'Italia con il tasso di criminalità più basso. La statistica però prevede le eccezioni. Così a Venezia, verso mezzanotte e mezza del 12 dicembre 1979, accade un altro fatto profondamente inquietante. Corte Canal. Piccole calli e viuzze dietro la stazione di Santa Lucia. La nebbia, le luci fioche dei lampioni. Quell'atmosfera magica e allo stesso tempo misteriosa e un po' minacciosa delle notti veneziane. Dalla sua abitazione posta al primo piano dello stabile di Santa Croce 654, una donna sente delle grida provenire dalla strada. Istintivamente si affaccia alla finestra. Due persone stanno rincorrendo un giovane. Lo raggiungono dopo pochi metri, lo gettano a terra e lo colpiscono con una serie di colpi di coltello. La donna è pietrificata dal terrore. Riesce a scorgere il sangue che inonda il marciapiede e la vittima che si è fatta immobile, a faccia in giù. I due si dileguano nell'oscurità verso Rio Marin. Costa Claudio, 22enne, tossicodipendente, ucciso a coltellate. Il suo cadavere sarà trovato con numerose ferite da taglio in varie parti del corpo, soprattutto nella parte toracica, nella schiena e nella testa. La signora che ha assistito al dramma dalla finestra fornisce una descrizione dei due aggressori. Tra i 20-22 anni, statura intorno al 1,70 m, uno dei due in realtà è più basso, corporatura magra, uno biondo coi capelli folti, l'altro indossa un berretto. Seguendo le tracce di sangue, si intuisce che l'aggressione è stata una vera caccia all'uomo, iniziata in campo dei tedeschi e proseguita fino a Corte Canal. Una determinazione furiosa e bestiale, tesa a porre fine a una vita. A circa 30 metri dal cadavere la polizia trovò un paio di occhiali da vista, non appartenenti alla vittima, con una montatura in metallo bianco marca Nouvelle, della ditta Arnoldo Arrigo, di Vico di Cadore, e lenti in colore marca Zeiss, Umbramatic, sporche di sangue.
Gli assassini, insomma, sembrano attenti a Luke. Stesso schema. Le indagini che girano a vuoto, una vittima ritenuta moralmente non impeccabile, l'attenzione che cala, un po' alla volta. Vi chiederete, ma perché Migliaccio in questa puntata ci racconta tre delitti senza un apparente legame? Ecco la risposta. Ha una data, 4 novembre 1980. Siamo nella redazione di Mestre del Gazzettino. Il vociare che sentite è legato a una comunicazione appena giunta in redazione. Una busta spedita da Bologna contiene un volantino graficamente molto elaborato. È scritto in caratteri runici e sotto campeggia il motto tedesco Gott mit uns, Dio è con noi. Sopra c'è un'aquila con una svastica, sormontata da una scritta. Ludwig. L'organizzazione Ludwig si assume la responsabilità delle seguenti uccisioni. Guerrino Spinelli, Verona, agosto 77. Luciano Stefanato, Padova, dicembre 78. Claudio Costa, Venezia, dicembre 79. Come prova dell'autenticità di questa rivendicazione, riportiamo alcuni particolari riguardanti gli attentati che non sono di dominio pubblico. Nel primo si è fatto uso di 4 bottiglie Molotov, non 2, come riportano i giornali, confezionate con fiaschi da 2 litri, di cui 2 sono state lanciate dentro la macchina e 2 fuori. Nel secondo sono stati usati coltelli col manico in plastica, di colore rosso-arancione. Per quel che riguarda il terzo, sono stati usati 2 coltelli da cucina, col manico di plastica bianca, e sono stati gettati sotto il ponticello vicino al quale è stata colpita la prima volta la vittima, morta nello stesso vicolo dopo altre 2 colluttazioni. I 3 omicidi, quindi, vengono rivendicati da questa misteriosa organizzazione, Ludwig. La matrice neonazista apre gli occhi sul filo sottile di follia che unisce le 3 vittime. Un clochard, un omosessuale, un tossicodipendente. Secondo la delirante visione del mondo dell'estrema destra, sono 3 figure impure, 3 elementi da eliminare nel quadro di un progetto di sterilizzazione del mondo che il folle gruppo pare avere in testa e che, purtroppo, è solo all'inizio. Rivendichiamo l'esecuzione di Alice Baretta, 20 dicembre 1980, Vicenza. Prove per l'autenticità della rivendicazione, il martello al manico giallo ed è della marca Upex. Porta come marchio il numero 1500, Gott mit uns. Stessa redazione, stessa grafica, simboli nazisti e caratteri runici. Questa volta è una prostituta. Questa volta la rivendicazione arriva poco dopo e le vittime sono salite a 4. Demoni urbani, il lato oscuro della città. Sono Francesco Migliaccio e questo è Demoni urbani. Oggi parliamo di un demone collettivo che si firma con uno pseudonimo, Ludwig. Questa sigla nasconde assassini seriali che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 compiono nelle maggiori città venete una serie di efferati omicidi. Il gruppo rivendica gli assassini con brutali missive in cui viene sottolineata quasi con orgoglio la matrice neonazista. Un disegno preciso, un'architettura spaventosa che sorregge un progetto criminale di pulizia morale della società attraverso l'eliminazione di quegli elementi che, in teoria, sporcano e indeboliscono la razza. È bene ricordare come questa vicenda si collochi in un periodo molto difficile per la storia d'Italia. Siamo infatti alla fine degli anni di piombo, un momento storico in cui il terrorismo politico ha costituito una minaccia molto forte per la tenuta della democrazia e per l'incolumità dei cittadini. La mostruosità di Ludwig si inserisce quindi in un contesto molto fragile. Tuttavia, le vittime individuate dai misteriosi killer sono diverse. Non c'è una dinamica stragista, non c'è una strategia del terrore collettivo, non vengono colpite personalità in vista. Insomma, nell'Italia fragile e ferita degli anni di piombo, Ludwig è qualcosa di unico, un po' terrorista.